Eccoci con Tomb Raider. Andiamo avanti questa magica avventura. Facciamo questo, dai. Ok. Guardavo nei commenti, adesso lo so, questo video qua l'ha caricato 1000 anni dopo, quindi lo sto chiedendo a vuoto, però. Bisogno di cuffie migliori, cazzo. C'è la foto di due bambine. Forse questo portafoglio era del padre. Un po' I la nomi cosa. sulla foto. Millie e Coco. Ho trovato i loro giocattoli. Che ne è stato di questa povera famiglia? Vabbè. E un attimo che ho avuto il dubbio che Windows 7 abbia settato l'impostazione del microfono, quindi la qualità potrebbe essere pure peggio, un secondo. Ok, le impostazioni sono normali, però comunque la qualità fa schifo, io non posso farci nulla veramente. Dicevo nei commenti, magari datemi dei consigli su qualche marca decente di. Insomma, qualche montato modello di microfono che mi permette di mutare quando mi pare il microfono, ma che non ci sia la cascata sotto, perché sennò veramente le due palle. Naturalmente io sono così sfigato. Che tipo che c'è il pulsante proprio sulle cose, prende che c'è alcuni mouse con la rotellina che permette di alzare e abbassare il volume, no? Ecco, me ne serve uno che c'è bianco un pulsantino per far tacere il microfono, perché veramente, se no non riesco a fare un cazzo. Questo qui, cioè adesso sto usando la soppressione dei disturbi con questo microfono qua, per questo qua è così schifo, perché se la disattivassi non si sentirebbe più un cazzo, si sentirebbe solo la mia voce sotto, però sotto sotto, sotto così. Quindi quindi sì, insomma, non so se mi non mi sono spiegato bene sicuramente, però se sapete una marca decente di microfoni, meglio di sto schifo, magari. Che io veramente ho comprato Microsoft fidandomi, ma affanculo, non compro mai più nulla di Microsoft. Mai più. Un'abilità, ma qui non mi è rimasto molto. Direi di no a questo, giusto. Perché non mi piace, via. Me li mantengo da parte. Vabbè, continuo a fare un po' di parte di sto gioco qua o di altri, tranquillamente, però intanto Faceva parte della base scientifica. cercherò di procurarmi con il microfono mio, perché mi già Fossero qui per gira nei indagare coglioni. sulle tempeste. Mi girano veramente le palle. Filmato? Ah no, direi di no. C'è ancora corrente. Com'è possibile? Vabbè, poi chiedo a qualcuno su Skype anche per il microfono, se no. Però dai, ci ho speso 12 euro sto cazzo di microfono, ho preso una barca di soldi, mi tocca avere a che fare con una qualità così schifosa, non è giusto. C'è una sfiga terrificante. Ok. Troverò il modo di superare l'acqua. Infatti, perché sennò ci crepiamo sicuramente. Ad incendiare questo. Anche pro. Boh. Non so perché abbiamo incendiato, eh. Non c'è nessun motivo logico per farlo. E sto a fare cos'è? La pompa per nessun motivo evidentemente. Ah no, forse sì. Aspetta, forse devo fare così. Ho dovuto cerchi una speranza che si aggrappasse, no, però invece figuriamoci, devo fare un salto magico proprio. Troverò Vediamo il un modo po'. di superare l'acqua. Ok, facciamo questo salto magico. Cioè, io prendo per il culo il gioco dicendo che questi salti qua sono un po' irrealistici per quando non può voltare in aria, no? Il gioco mi impedisce di andare avanti se non faccio uno di quei salti irrealistici. Giù.
Ah no. Ho sollevato qualcosa. Ah! È colpa di quell'affare si è elettricità un attimo. Non avevo capito. Ok. Risolto. E qui cosa c'è? La televisione. No, non credo sia una televisione. No, no, non è una televisione. Oh sì. No, deve essere una sorta di schermo, un attimo. Però che si buchi così, no, eh. Se c'è un vetro. Non può bucarsi così, allora. Dunque. Devo rendere l'acqua sicura da attraversare. Sì, vabbè, lo so già come si fa, però non... Non posso farlo per 2 ore e mezza. Allora. Tiriamo su questo qua. E fin qui ci siamo. Poi che altro? Ah, aspetta. E se facessi una cosa di questo tipo qua? Nah. Ho frainteso lo scopo. Allora. In questa stanza esiste questa stanza per nessun motivo, perché non c'è veramente un cazzo. Cioè, esiste per farmi vedere che devo andare lì. Il che è ok, cioè vuol dire va bene, perché effettivamente se non ce l'avevo da solo. Però. Non so, facciamo così. Adesso lo tiro su così. Non voglio mai defolgorato, ok. Ok, quindi andiamo là, devo andare là dietro. Direi dover fare... Vabbè, ma che palle sti salti. Ok, secondo. Fammi pensare. E se io andassi là dietro e poi tirassi su questo coso dalla dalla dietro, sì, perché sono ancora di qua. Giù. E andiamo. Cacchio, 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 ok. Di nuovo, vai. Bene. Allora, mi metto qui. Aspetta! Sto coso. Ho capito. No. Non ho capito. Pensavo tipo che sto affare permettesse di attaccare quel coso lì penzolante di sopra, ma a quanto pare no. Ok, pronti, partenzo, via! Corri, 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 un po' troppo lontano, vai, 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 vai. Secondo me non ci riesco. Allora. Ah, forse stando sopra al... no. Credo. Ehi, di nuovo da qui, avevo già attraversato. Più palle. Ok, questa cosa ha ben senso. Meno male che ho sperimentato. Ok, andiamo avanti, va là. Io sto ancora pensando a sta stronzata del microfono, ma proprio mi dà fastidio. Perché veramente, che 2 palle. Però poi smetterò di pensarci, cioè, proprio adesso non ci riesco. Adesso sono troppo infastidito. Fammi pensare. Ah, ok, questo coso qua tiene legata la barca. Benissimo, ecco perché dovevo andocciarlo. Aspetta, aspetta, ho capito. Cioè, dimmi. Quella luce è la causa. Ma va, ma pensa proprio una di quelle informazioni che da solo non ci arrivavo mica.
Ah, forse quegli salti da lì, sì, dato fatto, non dovevo farli. Cioè, non era nel... Non era previsto che lo facessi. Infatti mi sembrava un po' strano che il gioco... Proprio così. Devo portare questo coso di qua. Con un po' di tempo, impegno e perseveranza, perché... Salta, salta, salta! No, no, sì! Esatto, bene. Poi devo portare questo coso qui in alto. Per adesso. Probabilmente qualcosa di in alto devo portare sotto la barca. In questo modo qua la barca. In questo modo qua la torcia non è elettrifica tutta l'acqua. Abbastanza semplice come cosa. Ci voleva un attimino di ragionamento, ma è veramente facile. Ok. Vieni qua! Perfetto. Adesso posso nuotare liberamente nell'acqua. Quella luce è la causa del problema. Sì, ok, ma già risolto, tranquilla, non ti preoccupare. Diciamo che ci vuole essere un attimino di ragionamento, ma alla fine è abbastanza semplice come cosa. Dopo 10 secondi di ragionamento e si risolve. Devo smettere. Magazzino e manufatti da una tomba antica. Cosa stavano cercando? Questo? Cosa c'è qui dentro? Avanti, qui bisogna saltare. Sì, saltare. Potenza e abilità. Ma va, ma no, ma pensa. A questo punto del gioco uno ancora non sa farlo. Dove cazzo devo andare? A vedere che questa cosa qua è facoltativa e sono imbecille. No, ma non credo. Lì. Non so dove sia lì, però è lì. Però suppongo devo andare di qua. Non è che correre così con una doccia. Ci vuole. Che era quella musichetta? Ah, tomba opzionale, vaffanculo. Io mica l'avevo notato, però, che è entrato qua. Vabbè, oh, meglio. In questo canale siamo solamente let's play 100%, quindi... Meno male. No, non è assolutamente vero. Siamo solamente let's play incompleti. Però se voglio evitare di fare 100.000 parti per ogni gioco, già ne faccio un minimo 30, 40, anche 60 a volte, quindi... Cioè, per essere una cosa segreta è abbastanza visibile. Sono un po' in circolazione in questo momento, ma non so se stanno nel punto giusto, eh. Ah, ok, è lì. Aia, qui sono già passato, io faccio il salto della fede, ma... Ok. Direi che devo andare di qua. No, no, qui sono già passato perché c'era l'istinto, dimmi istinto. Niente, non mi dice niente di istinto. Cosa? Aiuto! E non sono morto. Questa cosa è in attesa, penso di morirci sicuramente. Ok, allora. Lì.
Sto coso? Quanti ne mancano? Uno, due? Ma poi perché questi tumuli? Cioè, voglio dire, cosa ce ne frega a noi? Solo per dire dov'è che devo andare. Ah, no. Sì? Ah beh, sì, l'ho fatto anche l'altra volta. Che idiota che sono. Non ho dovuto prendere il quadrato, mi aspettavo assolutamente di prendere il quadrato. Invece ha fatto tutto da sola. C'è un diario, non l'ho ancora letto, suppongo. Quindi un attimo che muto. Dov'è il coso? La regina del sole invecchia. Presto indicherà un erede. Temo che sceglierà me. Sono la sua favorita. Mi vizia, mi considera la sua preziosa primogenita. Non mi perde mai di vista. Mi pettina e mi abbiglia come se fossi una bambola. Tutto ciò mi turba oltre ogni dire. Ma a sconcertarmi di più è il modo in cui mi fissa. Come se si stesse rimirando allo specchio. Sì, è abbastanza inquietante. Te ne do atto. Andiamo avanti. Di qua. Bunker costiero. Vabbè, ho capito, va, devo riavviare il coso. Let's Fox alla prossima, ciao.